Alcuni importanti elementi della retrocessione dalla Lega Pro in casa Forlì rimarranno in biancorosso, come Vesi, Tonelli e Ferretti. Sogni impossibili di mezz'estate sono rappresentati da Ponsat e Tentoni, che hanno mercato tra i prof, così come per Cappellupo, che pare proprio un miraggio. Con Limolese e Zaderbi Vero per Garattoni, mentre trattative sono già imbastite per Iabrè ed i ritorni di Bernacci e Tommaso Arrigoni. Difficilissimo arrivare a Lorenzo Saporetti del Parma. C'è il duello su Garattoni, io mi auguro che ci sia un duello anche in campionato e poi quello che mi sento di dire è che il Forlì comunque pur in un anno di transizione deve cercare di allestire una squadra competitiva. Ripeto, quantomeno devi stare sulla parte sinistra e mi auguro nelle prime 4-5 posizioni in maniera stabile. Poi quando vince, vince uno solo e quindi è figlio di tante situazioni. Il Ravenna quest'anno ha vinto sfruttando, come dire, gli altri, i litiganti che erano Porto Tolle e Imolese che hanno buttato via l'inimmaginabile e il Ravenna è stato pronto a raccogliere. Auguriamoci di poter essere, il Ravenna di turno, ecco.